Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, non so se siete pubblico nuovo oppure sempre quelli che hanno fatto altre, visto le altre dimostrazioni precedenti. Dovete sapere che qua da stamattina stiamo anche, io mi sento un po' una sorta di sacerdote, perché sto facendo di, come dire, ufficializzando dei matrimoni che in teoria potrebbero essere, come dire, che non dovrebbero durare, capito? In teoria. Però tu sai bene, tutti quanti sapete bene, che alle volte quando si incontrano due persone che hanno dei caratteri totalmente diversi, alle volte i matrimoni durano proprio perché si completano. Sì. E io sono qui a ufficializzare stasera adesso un altro matrimonio che potrebbe essere un po' azzardato, perché stiamo parlando del manzo, di carne di manzo, parliamo anche di friarielli, e questo è un matrimonio. Siamo a casa, e questo è un matrimonio che ci sta, però. Manzo e Friarielli che si vogliono incontrare, ovviamente, col cioccolato. Perché siamo qui, ovviamente, siamo al qui cioccolato. Siamo qui al cioccolato e dobbiamo dare onore al protagonista, che è il cioccolato. Perfetto. Quindi tentiamo un po' l'accoppiata. No? Sarebbe banale presentare, diciamo, le solite cose di cioccolato. Mentre invece, perché uno poi diventa grande chef? Proprio perché riesce a mettere insieme dei sapori che in teoria potrebbero essere diversi, ma con la loro sapienza riescono a farli incontrare bene. Sì. E noi abbiamo il piacere di ospitare qui nel nostro spazio del Cioccolat veramente un giovane ma bravissimo grande chef. Grazie. Che è Salvatore Incoronato, riserva. Sono Salvatore di Riserva, ringrazio voi di essere qui a vedere la nostra... Che si fidano, vedi, si fidano. Sì, speriamo di soddisfare le loro aspettative, dai. Allora, parliamo invece di te, che sei giovanissimo ma che però già stai ottenendo dei grandissimi risultati, proprio perché la sperimentazione è importante nella cucina. Sì, sì, noi sperimentiamo, osiamo, però non allontanandoci mai dalla tradizione, quindi vogliamo sempre tenere i piedi qui in campo, qui a Napoli, dove siamo nati, però vogliamo comunque guardare lontano, altre tradizioni, altre culture, altre tecniche, tutto ciò che la cucina ci dà di bello. Senti, dove lavori tu, parliamo veramente di altissima cucina, perché Riserva è veramente molto importante ormai. Ci siamo affermati, abbiamo aperto pre-Covid, ad oggi stiamo avendo dei bei risultati, i clienti sono felici, sono contenti. Ricordiamo dove sei col ristorante? Siamo a via Manzoni 308, un po' più su del Parco Virgiliano. Vi aspettiamo tutti per provare la nostra cucina. E troveremo anche questo piatto? Questo ce l'abbiamo in carta, sì, adesso. Ah sì? Sì, questo ce l'abbiamo. Ma da quanto tempo ormai avete? Questo ce l'abbiamo da un bel po', nelle fasi invernali ci piace, comunque è un piatto piacione, va? Ah, quindi non è il nostro master. Non è una sperimentazione per il cioccolato? No, noi lavoriamo molto usando col cioccolato dolce, salato, acido, amaro, ci piace molto. Allora, io ho detto carne di manzo, friarielli, però ovviamente io sono, come dire, non sono del campo, quindi tu adesso ufficialmente mi presenti il piatto, qual è, com'è? Sì, allora abbiamo una guancia di manzo, facciamo un brasato di guancia di manzo, l'accompagniamo con un purè di patata rat, dei friarielli classici aglio e peperoncino e il fondo di riporto della guancia, ci mettiamo del cioccolato fondente al 75% e andiamo a fare, diciamo, il matrimonio, come ha detto Lino, insolito. Bene, io sono veramente curioso. Allora, ti faccio la telecronaca, diciamo ci sono i tuoi ragazzi che frattempo potete immaginare riportare tutta una cucina qui nella nostra fabbrica del cioccolato, e non è cosa semplice, però loro ci riescono perché sono maestri in questo. E io sono molto, ma molto curioso. Stamattina già ho sposato un altro matrimonio abbastanza particolare, perché era il cioccolato con il baccalà. E questo l'ho sposato, è andato bene. Poi ho sposato anche il cioccolato con la birra stamattina. Sì, notevole. Qui nel frattempo abbiamo la nostra purea e qui abbiamo ovviamente questo guancia di manzo. Arrivano anche i nostri straordinari friarielli. E questo? Questo è il sugo di carne che recuperiamo dalla cottura del manzo. Ci facciamo una riduzione e ci mettiamo del cioccolato fondente. Allora, quindi, preparazione del piatto che viene fatto ovviamente qui. Ecco, viene messa la purea, straordinario, diciamo. Ma senti, l'idea ovviamente di questa accoppiata è stata tua, no? Sì, io con i miei ragazzi, con i miei collaboratori. E come ti è venuto di dire proviamo con il cioccolato?
Allora, la verità Dai. È nata da un caso. Assaggiando un pezzo di carne con le mani sporche di cioccolato. Mi è piaciuto e l'abbiamo provata. Ma tu lo sai che nella tradizione anche storica dei grandi dolci napoletani, devi sapere, per esempio, vabbè, devi sapere, forse lo sai, sempre la zuppa inglese, no? È sì. nata per errore. Anche la caprese. Anche la caprese. Cioè, lo chef caddero i piatti e poi fece una situazione messa insieme e la recuperò. La zuppa inglese poi nasce perché doveva essere portato questa zuppa a un inglese e dissero porta sta zuppa all'inglese e nacque il nome della zuppa inglese. Quindi ed è diventata famosissima. Sì, da questi errori alle volte, ma gli stessi grandi scienziati alle volte scoprono, fanno delle scoperte senza rendersene conto, no? Quindi mi stai dicendo una cosa che, come dire, è tipica delle grandi menti, delle sì, grandi dai, scoperte, dai. Arrivano per caso. Il caso a volte vuole che qualcosa venga o scoperto o fatto noto a tutti. E quindi con questa mano sporca di cioccolato ti assaggiassi questo? Un pezzo di roast beef. E poi ci abbiamo cominciato a studiare tutti i particolari e tutto quello che ne è venuto dopo. Allora, già questo piatto, ragazzi, ovviamente è straordinario, è bellissimo, quindi completo? Completo. Quindi qua parliamo, questo è cioccolato sopra? Sì, questo è un sugo di manzo con una riduzione al cioccolato. Quanto ridotto al cioccolato? Cioccolato del 75%. Cioccolato quindi predominante? Fondente, sì, sì, bello amaro. Diciamo sono tutti caratteri forti che a sentirli tu sei un po' titubante. Poi quando lo vai assaggiare un po' certo. per il sapore della guancia, per tutto il piatto... Piace. Senti, ovviamente tu adesso farai anche degli assaggi sì. finger, ma questo qua adesso io lo volessi assaggiarlo? Devi. Sì. Ti do un cucchiaio subito. No, mi devi fare tu un taglio, sto col microfono. Allora, poi io per farti vedere quanto è tenero. Cioè, non ho coltello. Te la taglio col cucchiaio. Ti potrei dire con l'ingrissino. Sì. Ci arrangiamo col cucchiaio. Ci arrangiamo col cucchiaio. Allora io però vorrei, hai anche un altro cucchiaio? Guarda veramente. Sì, ce l'abbiamo. Allora, come sempre faccio in queste dimostrazioni, poi scelgo una persona del pubblico, rappresentante, che vuole essere rappresentante e io non mi metto d'accordo prima. Maluca. Tu vieni da dietro qua. Allora. Questo è per te. Ok, è bello grosso però mi hai fatto. Cioè, più piccolo? Sì, dai. Che esatto. Ti va bene così? Sì, va bene. Va bene così. Allora, sono curioso. Allora, a parte il fatto la carne è straordinaria, cioè qua parliamo veramente... Ferma, non glielo dare ancora. Bontà incredibile. Vieni al centro. Come ti chiami, scusa? Carmine. Questo è per lui? Sì. Allora, come sempre faccio tutti quanti. Oh, guarda l'aeroplano. Ah, è proprio. Ah, si mette proprio a posa. Va, tieni, fai tu. Vai tu. Che cos'è? A parte che si scioglie proprio un momento incredibile, eh? Nel gusto della cioccolata si sente alla fine con la dolcezza anche del pur... Ruffiariello. Non ha capito niente! Non ha capito! Sei sballato! Hai iniziato con la carne a distorsi, con la crema di... Tiè! Si è sciuto! E che vuoi più? Allora... Che bontà! Ragazzi, quindi 100. 100. Congratulazioni. Ma tu che ne sai più di me? No, perché? Oh, guarda un po'. Ho detto tutto. Ciao. Allora, veramente notevole. Ti devo dire che ovviamente questa carne così buona è veramente incredibile. Com'è lavorata questa carne per tenerla così tenera? Questa è brasata, cuoce circa 8 ore
con un fondo di verdure, un brodo d'accompagnamento, viene ridotto e scarica tutti i suoi sapori e assorbe i sapori delle verdure che andiamo ad accompagnare. Allora, io a questo punto dico che il matrimonio è perfetto, ma è perfetto perché veramente si incontrano bene, perché è bravo lui, ecco, perché uno se pensa, come dire, la carne di manzo col cioccolato, però poi dietro ovviamente c'è un lavoro straordinario fatto da lui. Cioè, parliamoci chiaramente, se ci mettiamo noi a fare una cosa del genere, non è cosa. Ma qua c'è un lavoro dietro di preparazione della carne che si permette poi di incontrare il cioccolato. Sì, sì, dobbiamo comunque valutare degli equilibri da poter mantenere per non disturbare poi, esatto, chi la va a mangiare. Esatto, questo assolutamente sì, e non dà fastidio neanche il friarillo, eh? No, anzi. Il friarillo non dà mai fastidio. Il friarillo è bello. Il friarillo è bellissimo. Allora, io, caro Salvatore, vorrei chiudere questo incontro con te facendo veramente i miei complimenti e ovviamente invitando tutte le persone che ci seguono a venire poi ad assaggiare questo piatto che è appunto nella carta vostra. Sì, sì, l'abbiamo in carta, vi aspettiamo, siamo a Via Manzoni, come detto prima, Via Manzoni 308, vi aspettiamo, che dire, dovete solo assaggiarlo. Questo adesso... e tanti altri piatti interessanti. È bella questa edizione del Chocoland perché rispetto alle altre, che hanno sempre grande successo, ma ci stanno dando la possibilità di conoscere queste innovazioni, queste sperimentazioni che sono veramente straordinarie, grazie comunque anche alla nostra tradizione della nostra cucina, ma alla capacità incredibile di persone giovani, veramente notevole. Abbiamo veramente un grande futuro nella nostra cucina perché abbiamo dei grazie. Giovani veramente bravi e valorosi. Grazie e complimentissimi. Grazie, complimenti. Noi chiudiamo questa diretta e ora i ragazzi, che voglio anche ringraziare, quali sono i tuoi collaboratori? Pasquale e Nicola, li ringrazio come sempre, lui con altri ragazzi che sono adesso al ristorante, li ringrazio tutti per sostenermi e per venire dietro un'idea che speriamo ci porti lontano. Assolutamente, nel frattempo andiamo tutti quanti, se è possibile ragazzi, ricordate, riserva via Manzoni 308, andate là appena, buongiorno, scusate, vorrei un po' di carne di manzo col cioccolato, soltanto là potete ricevere questa cosa, ok, perché c'è lui. Grazie a tutti, grazie ancora, grazie, complimenti a voi, complimenti a te.